Impegnato tutto il tratto pedonale di Via Piave questa mattina per tanta gente che è accorsa alla presentazione della sede elettorale della lista per Pescara Legnini presidente, alla presenza appunto del candidato alla presidenza della Regione Abruzzo Giovanni Legnini, il quale ha fatto il punto sulla campagna elettorale ormai entrata nel vivo per le regionali, intrattenendosi anche con noi giornalisti sui temi principali dell'attualità, parlando di una coalizione che ormai è definita. Nei prossimi giorni verranno presentate tutte le liste. Oggi è stato il turno della lista Legnini presidente per Pescara, che raccoglie esponenti del mondo delle professioni, della cultura e della formazione. Molti nomi prestigiosi in lista. C'è Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni, a proposito di volti femminili anche Valeria Marisi, Alessandra Di Pietro, preside dell'Istituto Alberghiero. Ci sono anche Bruno Paolo Amicarelli, Giovanni Di Jacopo, assessore alla cultura al Comune di Pescara, animatore del Festival delle Letterature, il presidente regionale del CONI Enzo Imbastaro e l'imprenditore, il manager d'azienda Francesco Mancini. Tante dunque le personalità che saranno diffuse anche sulle altre province. Ad esempio oggi erano presenti anche i candidati di Chieti, che verranno però presentati in una prossima occasione. Sono state anticipate anche qui le candidature ad esempio di Gabriele Di Gianmarco, che è il primario di cardiochirurgia all'ospedale alla ASL di Chieti, e Alessandro Lanci, che è un esponente, presidente di Nuovo Senso Civico, simbolo delle battaglie ambientaliste contro il Centro Oli e Ombrina Mare. L'Abruzzo diventa palcoscenico dei weekend dei vicepremier per discutere di temi soprattutto nazionali. Quando entrerà nel vivo questa campagna elettorale sui temi della regione? Bah, per la verità noi l'abbiamo fatto da subito. Noi parliamo del futuro dell'Abruzzo guardando all'Italia, guardando all'Europa. Assistiamo a questa presenza così massiccia dei due vice premier, i quali l'uno per 4 giorni, l'altro per 2 giorni sono presenti in Abruzzo. Noi ovviamente li accogliamo, siamo una regione accogliente, ma vogliamo costruire il futuro della nostra regione. Il futuro della nostra regione si costruisce con i cittadini, si costruisce con le forze che vogliono sostenere questo progetto politico che guarda i nostri problemi di cui loro non parlano e al modo con il quale affrontarli e risolverli. I primi 3 sogni per l'Abruzzo: lavoro, ambiente pulito, salute per tutti, uguale per tutti.